Piccolo dramma al GF VIP. Nella notte tra sabato e domenica, Diane Mello, che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale, ha avuto un crollo. Diane Mello è scoppiata in lacrime in giardino e solo l'intervento dell'ex velino è riuscito a calmarla. Voglio morire, ha detto tra le lacrime la modella. Pierpaolo Pretelli, con il quale ha stretto una profonda amicizia, l'ha rassicurata: non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario. Dalla veranda assistono alla scena, Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha De Grene, che commenta: sta buttando fuori un po' di roba. Ha cristallizzato una situazione, che poi fuori elaborerà per bene. Stanotte la faccio dormire con me, così non sta da sola. Immediati i commenti su Twitter. C'è ancora chi dice che Diane sia una stratega. Ha un dolore inimmaginabile. E ancora, forza Diane, siamo con te. Come ricorderete, nella puntata di venerdì 19 febbraio si è discusso a lungo del rapporto assurdo tra la Mello e Rosalinda Cannavò, che sono passate dall'essere inseparabili tanto da paventare l'ipotesi di vivere insieme all'essere ai ferri corti. A quanto pare tutto per colpa dell'avvicinamento della Cannavò ad Andrea Zenga, che pare abbia fatto scattare qualcosa nella modella brasiliana: gelosia, possesso o semplice strategia. Questo non è ancora chiaro, come ammesso dallo stesso Signorini, secondo cui la vera entità del rapporto tra Rosalinda e Diane si vedrà soltanto una volta fuori dalla casa. Ad alimentare ulteriormente il trambusto dei social su questa coppia che passa dall'amicizia più profonda e sincera al non sopportarsi per i motivi più futili, ci ha pensato un gesto davvero inaspettato della Mello. Alla fine della puntata, in cui le due sono apparse parecchio distanti, la modella brasiliana ha deciso di andare a dormire, ma non prima di avvicinarsi a Rosalinda per darle la buonanotte accarezzandole la testa. La Cannavò non ha però percepito il gesto, forse il primo di disgelo.